Cremona porto i saluti del sindaco e di tutta la giunta comunale e anche appunto di Cristina Pugnoli, consigliera provinciale di parità, che non è qui con noi oggi ma sostiene tutti questi percorsi. Il nostro non è un patrocinio, una collaborazione, un'adesione formale, ma è un lavoro con tutte le persone, le reti. Seduti no? Tutti? Seduti? Ragazzi, seduti! Ma devi vederti la scritta! Perché abbiamo aderito come gli altri anni al One Billion Rising, un'iniziativa organizzata da Rete Donne con tante realtà della città, scuole e altre istituzioni. È un momento di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne che si tiene a Cremona ma in tante città del mondo, sono più di 180 paesi coinvolti, ed è sempre molto bello, emozionante, perché si rivolge principalmente ai ragazzi e alle ragazze, e quindi ringraziamo in particolare il liceo Anguissola e anche l'altro liceo Laselli per essere qua con noi e per aver danzato insieme a tante donne al grido di ascolta, agisci e partecipa. Sono Anna Feroldi, presidente del comitato WISP di Cremona. Era importante essere qua oggi perché, essendo parte del terzo settore, diventa obbligo come ente di promozione sportiva essere in queste iniziative, più che altro perché abbiamo promosso la 13ª edizione della Corsa Rosa e quest'anno abbiamo deciso di aiutare a sostenere Aida nei suoi progetti contro la violenza sulle donne, e il logo che è stato fatto che è sulla maglietta della Corsa Rosa ha appunto questo significato della non violenza sulle donne, promosso dal liceo Anguissola. E quindi ecco, siamo qua proprio per questo motivo, per dimostrare che anche noi ci siamo e che collaboriamo all'interno del mondo femminile attraverso l'attività sportiva.